bentornati sul nostro canale. Oggi vi faremo vedere, visto che ce l'avete chiesto, i quattro errori più frequenti che si fanno nel Flick. Allora, il primo errore è andare avanti con le ginocchia nella fase di caricamento. Fai vedere sbagliato. Ok, vai Nelly. È così, infatti ho sbagliato. Allora, per correggere l'errore possiamo mettere un materasso o un muro e partire da qua, e non bisogna toccare il tappeto con le ginocchia. Ok. Sì, io ero avanti con le ginocchia. Vai. Fail. Ok. Secondo errore, andare avanti con le spalle, sempre nella fase di caricamento. Ecco. Vai. Ecco, così. Vai Nelly. Esatto. Per cui possiamo fare qualche flick ogni tanto partendo con le braccia alte. Vabbè, questo non lo mettiamo. Terzo errore, piegare le braccia quando si fa il flick e quindi appoggiare la testa. Puoi piegarle anche un po' dopo, Esatto. Giusto. Okay. Come lo correggiamo questo errore? Correggerlo con un po' di esercizi di spinta delle spalle, per esempio, verticale al muro. Spingiamo. Andiamo al muro. Alternativa, spingere con le braccia sulla pedana. Via. Fate un flick bene, fatto con le braccia tese, spingendo bene. Vai. No, mi vai subito. Ok, un errore. Non aprire bene le spalle. Ok. Fa vedere sbagliato? Ok, vedete che lì è chiusa quando appoggia le mani. Okay. Esatto, quindi la testa va in avanti. Per correggere dobbiamo tirare le spalle, quindi? Così. Anche con un bastone. Con un bastone, con un elastico, con qualcosa, spingiamo forte le spalle. Fatelo vedere giusto ora.
Giusto. Apri bene le ascelle. Sì. L'ultimo errore che vi facciamo vedere oggi sta nella seconda parte, quindi non spingere con le braccia e con le spalle nella seconda parte. Fai vedere, flick e metto giù i piedi, tipo con il flick e non spingere nella seconda parte. Come se ti fermassi in verticale. Vai, Nelly. Rifallo, Nelly. I piedi arrivano vicini alle mani. Via. Si possono fare qualche flick arrivando. Esatto, Chiara fa vedere. O su un materasso o in plank. In posizione di spinta. Blocco. Vai, fatelo tutte. Va bene. Sì, Nelly. Sì. Ok, poi si possono fare le courbette sia su una pedana che su un tumbling che in discesa, quindi da un materasso scendendo. Ok, tutto il lavoro di courbette l'abbiamo già fatto vedere sia nel tutorial del flick che nel tutorial della rondata. Ora facciamo un flick per uno. Lo fate vedere pensando a tutti questi errori e cercando di farlo perfetto. No, dai, spariamo in alto, 300. A 300 like faremo il prossimo tutorial di qualcos'altro. Ciao. Suggeriteci voi che tutorial volete. Appunto, perché voglio farvi molto. O è così o così, dopo lo scrivete nei commenti. Mettete così. Scrivete se è così, al contrario o così. Ciao.